Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video. Di The Strongest Hero. Sono qui oggi per semplicemente dire che ho avuto fortuna a sto mio gioco. Fare un'altra operazione X. No. Scusate se spero il ritardo. Sarà un'altra giornataccia, ma c'è ancora One Piece, insomma, da vedere in queste settimane, quindi dovrei sempre poter sistemare alcune cose ogni volta, quindi non sarà molto facile per me portare sempre dei video facilmente. Comunque, non c'è queste modalità che si buggano e tornano. Mi dà un fastidio quando vedo una falsa notifica in un gioco. Guardate, vediamo un po' fino a quanto avrò voglia. Andremo avanti a fare ancora operazioni. Scusate un attimo, vado a controllare cosa abbiamo fatto l'altra volta. Ovviamente ribadisco sempre che Kina avrà rispetto per tutto, per i personaggi. Può sparire definitivamente dal canale, non sono problemi, è chiaro. Detto questo, cominciamo, andiamo avanti immediatamente al prossimo capitolo. Cancelliamo i dati e andiamo. Dato che ho già fatto vedere tutti i personaggi, persino Tenko, non ci sarà bisogno che io dirò nient'altro, semplicemente godetevi le battaglie e basta. Sceglierò vari personaggi casuali che mi aggradano così. Tanto per mostrarvi quello che posso di ogni singolo capitolo di Operazione X. Dove? Quindi ora non parlo più. Più o meno, certo. Ecco qui, infatti, il mio tempo l'ho fatto arrivare già lì allo 90. È stato moltissimo. E sto iniziando a maxarlo definitivamente anche lui. Dovrebbe essere ancora in grado di fare tutto. No, scusate, a quanto pare ho sbagliato io. Anche nel secondo capitolo di Night Ops non mi ero appena, di Operazione X, non mi ero appena accorto che, appunto, scusate, mi sono fatto vedere ancora Night Ops, che faccio a cavolo durante la giornata, che ci sono ancora tre tentativi per ogni personaggio, infatti, si vede. Quindi questi due erano i più facili, insomma, quindi potevi farcela più facilmente con pochi personaggi. Invece dal prossimo capitolo saranno soltanto due tentativi ciascuno. Quindi finiamo con Tenko. Ok.
brutti ricordi in questo boss fight. Quando ero debole ho dato parecchi parecchi problemi, forse. Ovviamente non avrò voglia di usare Mashirou, cioè quando non mi verrà molto. Quindi continuerò saltando di andando dritto in Tenji. ならない。いいだ。俺を使ってみろ。
生産しなきゃならないものがまだある。オペレーションの勝利ですわ。俺は兄のようなヒーローを目指す。オイラ以外にジョークつけ。みんな私頑張る。熱くなるぜ。暴れさせろ。Ok, non mi ero mai accorto che tutti i saggi scendevano in modo diverso, quindi ora l'ho visti. E ognuno ha le sue differenze. Vado a Keiko. Facciamo fare altre battaglie. Ma potrebbe finire tutto il resto. Dai, mi dispiace di tutti ragazzi, ma è mosso soltanto il boss. Quindi andiamo a prenderlo. Scusate ragazzi, piccolo imprevisto, impossibile da pensare. Aspettiamo. Ok. Oh no, no, vabbè, no. Siamo andati fino in un posto che non dovremmo stare. Dobbiamo uscire da qui. Purtroppo non sarà facile. Credevo che certi bug fossero scomparsi, ma che era già successo a mio fratello, ma a quanto pare no. Approfittavo per vedere un po' gli interni di questo luogo che non esistono normalmente. Ora non so come uscire da qui purtroppo. Visto che credo che l'unico modo per risolverlo sia di ricaricare il canale. Dannazione. Perché devo usare certi stupidi bug senza senso? Ok, vediamo se riesco a risolvere il problema. Ok, risolto. Eccoci qua. Bastava premere questa qui. Vedete qui? È tornata l'entrata, effettivamente. Decidi di caricare l'intero canale, che anche se ci mette un secondo non è tutto sto grande problema. Dovete essere incastrati proprio su posti insensati, proprio. Posti che non hanno senso. Comunque basta. Per tempo la facciamo sparire questo boss che mi ha già rotto. Maledetto.
Scusate, ho sbagliato, credo che non era il boss. Non lo ricordavo io. Lui è il boss. Mi sembra che anch'io non nemmeno altre battaglie, infatti. Ti prego, non ci blocchiamo di nuovo, per carità. Non aspettate. Ecco altre battaglie. Dio mio, dannazione, vedi che c'è un... Non c'è qualcosa, devi tornare lì per farla. C'è niente. Vediamo un po'. Sì, infatti, si può andare pure qui adesso. Ma non serve a nulla, oddio, per sbaglio prima ci ho pure andato, scusate. Quando ero entrato là dentro. Ehi, ma a quanto pare si può attraversare? Oh, io non so se è rotto, ma credo proprio di sì. Non è una bella cosa, eh. Ma c'è una battaglia, fratello. Come mai si può attraversare? Ma lo vedo un po' stupido, lo vedo. Non mi dimmi che ho fatto una battaglia e non l'ho mai fatto. No. Ok, c'è un campo di forza invisibile, non capisco perché hanno messo di arrivare fino a qui. Non potete. Oh no. Ma si può. Ma non ci sono battaglie, non capisco quale utilità di andare qui. Niente, non ne ho la minima idea, guarda. Insomma, a me è un posto, prima io ero andato pure dentro questo ascensore. Fatti vedere se saltate, riuscite a vedere l'interno, si fa dove. Non voglio entrarci di nuovo per sbaglio. Ecco, vedete. Qua non nemmeno si può, non c'entra nulla. Quindi per tempo qua non capisco perché. Boh. Ho fatto sta sciocchezza. Non so perché. Oddio, normalmente qua c'è un vetro, mi sa. Qui è rotto. Io non credo che dovremmo essere qui scente. C'è un problema in questa transenna può essere attraversata. Meglio lasciarla stare. E poi però aspetta, c'era la barriera prima. Ma non sapevo cosa dire. Comunque, andiamo verso le prossime battaglie importanti. Che sono rimaste solo due, mi sa. Pronte per Keiko, proprio. No, perché mi sembra che queste verdi le puoi superare senza problemi, quindi no. Direi proprio di no. Vabbè, sembra strano. No, tre battaglie, ok. Vabbè. しなきゃならないものがまだある。ゴーヨ。
丈夫だ。なぜって、私が来た。Credo che dei nostri boss non occuperà il nostro destinatario. È inutile. Concludiamolo. Bene, ora siamo qui per fare il capitolo 3. Speriamo che ci andrà meglio e più facilmente. Cancelliamo e andiamo. Da qui in poi il luogo si dividerà in due parti e avremo solo due tentativi per personaggio. Cominciamo da Denko. Torniamo con Angie.
生産しなきゃならない。まだある。Torniamo con Kaigo. Tocca a lui adesso. L'unico villain di tutto il gioco non sfidabile, eccolo qui, che vendirà oggetti invece che essere sfidato. Bulldogger. Torniamo con Toshinori. Thank you.
ovviamente potete anche buttarvi da qua, ma non in questa modalità. Credo che tocchi solo al boss della primaria. Bene, ora possiamo stare alla prossima zona. E ci andrà. Infatti, scusate, l'avevo già vista stasera zona. Sull'ultima affare che ho fatto dell'altra volta. Comunque, ci andrà Mina. Tanto per lei già è banale tutto. Neanche quanto mi faccia piacere vedere questa missione che è diventata così inutile. La vediamo così tanto, guarda, nemmeno io sapevo come spiegarla. Era veramente impossibile fare. L'ora che ci lascia dritto a Mina, capisco che è proprio inutile. Uno che non ci uscirà mai di sicuro sarà sempre Mashiro. Sarà veramente più scarsa e inutile di tutto questo gioco. Thank you.
per mia grande delusione è rimasto soltanto il boss a quanto pare, quindi supposto alla fine non era proprio tanto difficile come pensavo. Ormai è diventato davvero inutile. Scusate se non si è vista Mina perché ha vinto in un luogo buggato, non adatto a lei, ma comunque. Qui possiamo uscire, è finita. Dato che le battaglie non sono per niente un problema, per questa volta faremo l'eccezione di fare anche il capitolo 4. Mi sono visto veramente troppo deboli. Vai Denku. Scusate, ho dimenticato il mio punto di vista fino all'inizio, fa purtroppo la spiaggia in questo gioco ha un brutto problema e lagga, quindi non sta facile fare ogni battaglia che si protrae in questi luoghi qua purtroppo. Soprattutto questa passerella qui che vedete qua, è un problema davvero grave. Thank you.
Ok, adesso andiamo con Angie. Non tu, ma Shirao no. Ancora Keigo. Oh, no.
Ora è il turno di Yoshinori di nuovo. Tocca di nuovo a Mina. まだある。
Ecco qui Mina che pattina e vince. Dopo non abbiamo dovuto più usare nessun altro personaggio qua. È finita anche stavolta. Niente, il video è già fin troppo. Spero che... che sia stato bello. Noi ci vediamo direttamente il prossimo giovedì. Ciao a tutti. La prossima volta porteremo altri capitoli di Operazione X. Ciao, a giovedì.